Ben ritrovati e oggi affrontiamo un altro argomento importante nel ciclo di webinar dedicati alle cure dolci e alla prevenzione per i problemi più comuni, forse anche dei nostri animali domestici. Oggi parleremo di pelle e la pelle è comunque considerato un organo che si estende in realtà moltissimo, perché provate a pensare quanta pelle avete addosso. C'è la pelle esterna, ma anche c'è la pelle interna, le mucose, quindi la pelle è veramente un organo estesissimo. Ed è anche l'organo che fa da ponte tra noi e il mondo esterno. Quindi è un confine, no? Tra la nostra identità e tutto ciò che ci circonda. Pertanto, quando ci sono delle difficoltà, delle sofferenze nella relazione, nella socialità, comunque nel confronto con ciò che ci circonda, la pelle è un organo che ne risente e quindi manifesta diverse sintomatologie. Anche negli animali, la pelle ha questa funzione. E in più c'è un'altra cosa che va aggiunta, oltre a essere questo organo ponte tra se stessi e il mondo circostante degli animali, e gli animali hanno anche questa caratteristica di sentire in maniera particolare ciò che è lo stato d'animo, chiamiamolo così, l'emotività, quella che viene definita anche astralità del proprietario, del luogo in cui abita, delle persone che lo circondano. Quindi diciamo che questi sintomi cutanei possono essere particolarmente evidenti e incisivi nella salute, per quanto riguarda la salute dei nostri animali. Quindi qualsiasi cosa che riguarda gli animali dobbiamo sempre tenere in considerazione che hanno una motivazione propria in quanto appunto esseri viventi e anche una motivazione che può essere legata al proprietario e all'ambiente in cui vivono, in quanto appunto percepiscono, vivono nell'emotività, come il nome animali dice già nella sua etimologia, sono questi grandi portatori di anima, dove per anima intendiamo proprio tutto il mondo delle emozioni. Da quelle più basse, proprio istintuali, di cui l'animale comunque è un gran portatore, perché l'animale se sente, cioè se un cane o comunque un maschio sente, pensate ai gatti che fanno le lotte per le femmine, quando sentono una femmina in calore, non è che pensano se gli piace o non gli piace, o fare un corteggiamento più di tanto, no? Insomma, seguono l'istinto e così anche la femmina segue l'istinto e deve essersi, insomma, si dà per l'accoppiamento. Quindi, appunto, nell'animale alberga l'istintualità più bassa, però ci sono anche tante qualità più sottili, no? C'è, per esempio, il binomio cane fedeltà, giusto per andare su una cosa, diciamo, scontata, però veritiera, ma tutti noi che conviviamo con gli animali sappiamo che sono capaci di gesti non solo così bassi, istintuali, ma anche che a volte ci possono anche dare esempio in confronto a certi comportamenti delle persone. Quindi dicevo, importante questo organo, la pelle, perché è questo ponte tra noi e l'esterno, noi anche animali, diciamo noi sia persone che anche l'animale, e anche, come abbiamo detto, somatizza in maniera particolare quella che è l'emotività del proprietario, della persona che lo accudisce, ma anche degli altri membri della famiglia, se ci sono più persone in casa, e anche proprio dell'ambiente stesso. Allora, cominciamo con la condivisione, sperando che vada bene. Ecco, adesso dovreste vedere sia me che la presentazione. Io provo a chiudermi che così vedo un po' meglio, altrimenti io non leggo la presentazione. Comunque voi dovreste vedermi comunque. Allora, vediamo intanto se c'è qualcosa che
che mi scrivete. Allora, ok, mi sentite, mi vedete? Bene, cancello quelli prima, così. Voi durante il webinar scrivete tranquillamente nella chat. Bene, ok. E scrivete tranquillamente nella chat che poi io man mano leggo le domande, così anche diventa un po' più vivo il discorso. Adesso schiacciamo il bottone giusto per andare avanti. Sì, ok, appunto. Oggi parliamo, come abbiamo detto, di sintomi cutanei. Cutanei, la cute e la pelle, quindi è facile da capire. E appunto, come abbiamo detto in questo ciclo di webinar, cerchiamo di avere un approccio terapeutico non farmacologico, ovvero ci sono dei buoni comportamenti, delle buone usanze, delle buone attenzioni da mettere in atto per prevenire una serie di problemi, ma vedremo che ci sono anche dei rimedi dolci che possono essere applicati senza dover ricorrere, e nei casi più semplici, ovviamente, alle cure specifiche del veterinario. Allora, oggi di cosa andremo a parlare? Parleremo di prurito, di eccessiva perdita di pelo, di callosità, scottature solari e scottature da freddo, che esistono anche quelle, orticaria da contatto, punture d'insetto e pieghe della pelle. Ok. Cominciamo con il prurito. La prima causa di prurito è un'infestazione parassitaria. Qui vediamo un bel gatto di strada che vedete che si gratta, insomma, possiamo ben comprendere che lì dentro ci sarà un'intera famiglia di più generazioni di pulci che, poverino, lo stanno tormentando. Però possono esserci anche delle intolleranze alimentari, principalmente, che danno prurito, e in questo caso il suggerimento è di fare comunque avere una diagnosi e quindi un approccio terapeutico dal veterinario. E poi possono esserci anche delle allergie da contatto, che andremo a vedere nell'orticaria, nel capitolo dell'orticaria, come possiamo provare a curare in maniera appunto dolce. Quando parliamo di parassiti, dobbiamo dividere tra quelli che sono chiamati ectoparassiti ed endoparassiti. Gli ectoparassiti sono i parassiti esterni, ecto, e gli endo sono quelli interni. Quindi, tra quelli esterni sono quelli che conosciamo normalmente, le pulci, le zecche, ma anche gli acari tipo della rogna e le zanzare che sappiamo possono veicolare altre patologie. Anche le zecche in realtà possono veicolare quello che ormai tutti conosciamo come il morbo di Lyme, una patologia data da una borrelia che provoca quello che chiamiamo morbo di Lyme, che colpisce tanto le persone come anche gli animali. Endoparassiti sono i vermi intestinali, quelli che conosciamo, quindi la tenia, gli ascaridi, gli stronci, gli anchilostomi, sono tutti i vermi comunque di forma diversa. Nella tenia vediamo, non si vede mai praticamente, io non ho mai vista la tenia intera. Quello che si vede sono le proglottidi, ossia i segmenti che compongono la tenia. La tenia è fatta di tanti segmenti, in ognuno di questi segmenti, che si chiama appunto proglottide, ci sono le uova. E queste proglottidi sono proprio anche innervate e quindi si staccano da madre tenia, diciamo così, la parte finale si stacca e vanno verso l'ano, verso la fine dell'intestino per uscire e quindi andare a parassitare in giro. Cosa si vede? Si vede il cane, che anche il gatto, per carità, tutti e due, che cammina, cioè che trascina il sedere sul pavimento, quindi cammina trascinando il sedere sul pavimento, può essere o dovuto alla tenia, che proprio crea prurito nell'orifizio anale nel suo tentativo di uscire, o possono essere le ghiandole anali che vanno schiacciate. Questo in genere nel cane, nel gatto, normalmente le ghiandole anali non è necessario schiacciarle per far uscire il contenuto.
Quindi nella tenia possiamo vedere si vedono come dei chicchi di riso che o si muovono, ma appunto grandezza di chicchi di riso, non vermoni, o quando appunto si seccano, si fermano sul pelo intorno all'ano e sembrano proprio chicchi di riso secco. Ecco, è molto più facile vedere la tenia così che non le uova di tenia da un esame, un'analisi delle feci, da un esame coprologico. Mentre gli altri vermi che vedete scritti sono quelli lunghi, gli ascaridi sono i classici spaghetti, che sembrano degli spaghetti. E quindi possono dare prurito e i vermi intestinali in questo senso, il prurito anale, o se danno una particolare, se c'è un'infestazione grande, il soggetto particolarmente sensibile, possono dare anche dell'ipersensibilità a livello di pelle in generale, ma sicuramente gli ectoparassiti, quindi pulci, zecche, eccetera, sono quelli che danno più prurito di tutti. Vabbè, tra gli endoparassiti abbiamo anche i protozoi come la giardia, i coccidi, eccetera, che però non danno prurito, o altri parassiti del sangue come la filaria, la babesia, l'erlichia, la borrelia, sono sempre veicolati da altri, cioè non è che arrivano così, c'è sempre qualche insetto, qualche acaro che li porta. Allora, ecco. Questa è una pulce gigante, pensate che brutto se ve la trovate così grande nel letto. E la pulce ha la sua importanza perché ci sono dei soggetti che sono particolarmente sensibili alla puntura, al morso della pulce e quindi questi soggetti, anche se hanno solo una pulce sul loro manto, in realtà, siccome la pulce, sapete, fa più morsicature, non è che fa una scorpacciata e basta, no? Si muove, fa più morsicature. Questo prurito è veramente difficile da gestire per l'animale e quindi si provocano delle autolesioni perché gli viene voglia di strapparsi la pelle perché sono ipersensibili. Io lo capisco bene perché anch'io sono allergica, insomma, sensibile, perché allergico è sbagliato, sensibile alla puntura, al morso delle pulci e quando mi succede comprendo benissimo perché per una settimana mi viene voglia proprio di strapparmi la pelle, anche se vado giù di cremine, perché è veramente molto, molto fastidioso e pruriginoso. Vediamo che è arrivata una domanda. Allora, ciao Roberta, il mio cane si gratta spesso dietro le orecchie. Ho guardato ma non ho visto pulci. Cosa mi consigli? Allora, in realtà, anche se non vediamo le pulci, non vuol dire che non ci siano. Se si gratta dietro le orecchie, è molto probabile che ci siano le pulci perché queste si localizzano principalmente proprio dietro le orecchie o fanno un triangolo sopra la coda, alla fine della schiena fino alla coda, sono queste le due zone più pruriginose, diciamo, perché dove troviamo una maggior presenza di pulci, ovviamente vanno in giro, le vediamo anche sulla pancia, no? Tutti le abbiamo viste in vita nostra, però queste due parti, dietro le orecchie e sopra la fine della schiena, sono le parti dove si insediano maggiormente. Quindi probabilmente il tuo cane, oltre a grattarsi dietro le orecchie, anche si girerà di scatto per mordicchiarsi alla base della coda. Questo vuol dire che c'ha le pulci. Però tu mi dici, io ho guardato, non le ho viste. In realtà non è così scontato vederle, cioè se c'è un'infestazione massiccia sì, si vedono, altrimenti può essere che non si riescano a vedere. E, nella mia pratica di dermatologia, quando ho fatto l'università, lì in quel dipartimento in particolare, quando c'erano casi di prurito, queste cose così, non escludevano mai la presenza di pulci, dicevano anche se il proprietario dice che non ce li ha, non credeteli, non perché non si vuole credere al proprietario ovviamente, ma perché non è così immediato vederli. Allora, per esempio, loro prendevano
a seconda delle dimensioni dell'animale, sicuramente con un cane piccolo o con un gatto è più facile, prendevano l'animale, lo mettevano sopra a un telo bianco, lo spazzolavano tutto e poi guardavano e spostavano l'animale e guardavano che cosa c'era su questo telo bianco. E i puntini, diciamo, di immondizia, chiamiamola così, cioè quelle che sono la polvere che noi pensiamo che abbia l'animale, quindi vengono giù dei peli, ma vengono giù anche dei pezzettini di immondizia, chiamiamolo così, cosa facevano? Lo bagnavano con uno spruzzino, con un po' d'acqua, insomma, si bagnano questi puntini scuri di immondizia e si vede se rimane tutto uguale, vuol dire che era un'immondizia qualsiasi. Se invece quando si bagna con l'acqua si vede che si espande un alone rossiccio, vuol dire che quel puntino nero, chiamiamolo così, era in realtà corrispondeva alle feci di qualche pulce, perché ovviamente le pulci nutrendosi di sangue poi le feci sono a base di sangue e quindi questo era sangue coagulato nelle feci delle pulci, bagnandolo si espande questo alone rosso che sta a indicare che quello sono escrementi di pulce e quindi anche se noi non l'abbiamo visto l'animale ha le pulci. E capita anche delle volte che il proprietario dice: no, ma io non può averlo perché gli ho messo l'altro giorno le goccine o la spruzzatina di antiparassitario. E poi vai a chiedere e ti dice: sì, gli ho fatto il bagno e poi gli ho messo l'antiparassitario. Ecco. È come non aver messo l'antiparassitario, perché questi tipi di antiparassitari si espandono, diciamo, attraverso il grasso che c'è sulla pelle. E quindi se noi laviamo il cane subito prima o subito dopo aver messo l'antiparassitario, togliamo questo strato sottile, insomma, di unto, di grasso che c'è. E quindi impediamo di fatto che l'antiparassitario si espanda su tutta la superficie del corpo. Quindi è importantissimo, il giorno che si vuole mettere l'antiparassitario, 3 giorni prima e 3 giorni dopo, non fare il bagno all'animale, cioè al cane, perché al gatto chi glielo fa. Allora, il mio gatto ha dei puntini piccolissimi bianchi. Sono piccolissime e si vedono perché il gatto è nero. Non so se sono pidocchi. Se sono bianchi, più che pulci, potrebbero sì, proprio essere pidocchi. Sì, non sono i pidocchi nostri, sono i pidocchi degli animali, però sì, lo puoi comunque. Ora, io non voglio mai fare nomi di prodotti perché insomma. Perché ne sarebbe scorretto, però con quei, facciamo così, con quel prodotto che esiste in goccette, che ti copre dalle pulci e anche dai vermi, tipo ascari di quelli lì, hai buoni risultati anche con i pidocchi. E sta di fatto che ovviamente se tipo nel tuo caso Maurizio dove hai questa situazione dovrai lavare bene un po' tutto perché il problema di questi parassiti qual è? Che sono estremamente prolifici e quindi fanno un sacco di uova al giorno e poi queste uova si schiudono e diventano pian pianino adulti che fanno altre uova, eccetera. Quindi bisogna dargli una bella lavata, poi in realtà con il passaggio in lavatrice si elimina tutto, ecco. Quindi però assolutamente va data una bella lavata a tutti i posti dove il gatto soggiorna. Il giorno in cui gli metti l'antiparassitario devi fare un bel lavaggio di casa, insomma, lavare tutte
insomma, copertine, copridivano, sai tu dove va, ecco. Oppure se diventa un lavoro troppo grande, comincia a fare tipo reparto giorno, reparto notte, e finché ovviamente non hai finito di fare l'antiparassitario, non lo fai andare nella parte che hai già disinfestato. Ci sono per disinfestare anche questi, si chiamano fogger, sono dei barattoli che apri e nebulizzano tutta la casa. Io purtroppo ho dovuto farlo un paio di volte perché mi ero infestata di pulci portate a casa dal lavoro e quindi non riuscivo a gestire la cosa e ho dovuto, va per metri quadri di casa, ho dovuto farlo. Tieni chiuso ovviamente la dispensa con il cibo. E poi devi arieggiare ben bene, attenzione se ci sono pesci rossi, altre cose così che vanno anche loro portati fuori di casa, bisogna andare fuori di casa tutte le persone e ogni essere vivente. Metti sti fogger, non mi ricordo quanto tempo andava, se 2 ore, 3 ore, non mi ricordo. Poi mi ricordo che entravo tutta col bavero alzato ad arieggiare, spalancare tutto, tornavo via per un'altra ora, 2 ore, quel che era, e poi tornavo a casa con figli, cani, gatti, pesci rossi, cricetti, eccetera. Per cui sì, bisogna vedere ognuno la situazione che ha. Ok, adesso qua andiamo avanti un attimino. Ecco. Qua abbiamo, vedete, questa meraviglia è una zecca. Quindi è importantissimo controllare. Ah, metto Maurizio, grazie a te per la domanda. Fate domande che così mi tirate fuori altra conoscenza, diventa più fluente il tutto. Ecco, questa è una zecca adulta. Vabbè, una femmina si riconosce dalla grandezza dell'addome perché quando sono così non è solo sangue, ma ci sono anche le uova in questo pancino. Anche loro hanno i loro bambini da nutrire, però magari non dal nostro animale o da noi, perché appunto si attaccano anche alle persone. Allora, dicevamo, importante quando si torna dalle passeggiate fare un bel controllo di tutto il corpo dell'animale, no? Soprattutto se si va certo, se si fa il giro in città sul marciapiede è difficile che prenda la zecca, però se si fa una scampagnata in qualche giardino, o meglio ancora parchi, boschi, eccetera. Bisogna assolutamente controllare, quindi una spazzolata quando si torna a casa dalle passeggiate e poi, come vedete qua, controllare anche le pieghe, lo spazio tra le dita. Insomma, questa è un'immagine molto significativa di quello che può succedere. Con l'occasione controllate anche voi perché purtroppo si sa che anche noi appunto torniamo a casa con i regalini dai parchi. Bene, poi cosa ho messo? Otiti parassitarie. Come ci accorgiamo che il nostro animale ha un'otite? Ci accorgiamo che spesso scuote la testa, le orecchie, e poi loro sono più bravi, io non so muovere solo l'orecchia, però loro sì, riescono a muovere solo l'orecchia. Vedete questa foto l'ho scelta anche se questo gatto dubito che abbia una otite parassitaria, però vedete che ha un'orecchia abbassata. Ora io penso che questo gatto stia ascoltando un rumore che gli viene dalla sua destra, non che abbia qualcosa nell'orecchio, però era per mostrare, insomma, se vedete che c'ha un'orecchia che muove in maniera autonoma e se guardate dentro su questi peletti, no, che vengono fuori qua, vedete, è più frequente nel gatto che nel cane, vedete che ci sono dei
del materiale, le famose immondizie di prima, però insomma, questo materiale marron scuro. Perché marron scuro? Anche qua, perché c'è sempre che viene mangiato, succhiato il sangue, quindi sempre lì siamo con gli escrementi, sono sempre con del sangue, però nel caso degli acari, degli otiti, in realtà loro fanno una cosa veramente, cioè che quando io ci penso, mi dico, mamma mia, come fanno i poveri gatti. Loro cosa fanno, sti acari? Siccome anche loro devono pensare alla loro prole, scavano delle gallerie all'interno del padiglione, nella pelle proprio, si scavano queste gallerie, quindi provate a immaginare che prurito immenso, depongono le uova e poi quando nascono gli acarini si nutrono appunto all'interno dell'orecchio del nostro gatto. Quindi per questo loro si creano delle autolesioni veramente tremende. Vedete che il gatto che ha gli acari, oltre ad avere appunto questo materiale marroncino che vedete dietro il padiglione auricolare che è tutto una crosta perché gli prude talmente tanto che appunto gli viene voglia di togliersi l'orecchia. Allora, in realtà è molto, una volta visto, non c'è bisogno poi di tornare dal veterinario perché una volta che ci è stato detto sì, questa cosa qui sono gli acari delle orecchie, si riconosce senza problemi. E quindi va pulito con un panno, insomma, pulire dentro. Ci sono dei farmaci che si possono comprare anche nei negozi di animali per trattare, in realtà ci sono dei trattamenti specifici, oppure si uccidono annegati con altri tipi di detergenti, insomma, comunque la cosa si risolve, bisogna avere costanza per qualche settimana di continuare a pulire, appunto perché ci sono le uova che si schiudono, no? Quindi man mano bisogna essere sicuri di aver eliminato tutti gli adulti in modo che non ci sia una nuova ovodeposizione e quindi man mano che i bambini, i cuccioli di acaro nascono, vengono portati via. Allora, vediamo cosa mi scrivete. Roberta, è bene togliere la zecca con le mani? Mi avevano insegnato a... Oh, adesso aspetta qua che devo... che l'altra volta ho scoperto come fare. Mi avevano insegnato a girare in senso antiorario. Allora, sì, puoi toglierla con le mani oppure con una pinza. L'importante è non utilizzare mai alcol o olio o altre cose, che una volta si diceva metti l'olio così si soffoca. In realtà sì, si soffoca, ma povera zecca, anche lei sta soffrendo così tanto che butta fuori tutta la saliva che aveva in bocca, compreso l'eventuale borrelia o altro batterio, insomma, malattia che può portare la zecca e anche tutta appunto, questa saliva che comunque crea irritazione, crea prurito e quindi andiamo poi a creare un bel granuloma a livello di dove c'è stata la puntura. Quindi sì, è giusto svitarla in senso antiorario perché sul muso, chiamiamolo così, cioè, loro hanno una bocca, le zecche, hanno un rostro che usano proprio per avvitarsi nella pelle, proprio con questa loro saliva creano, ammorbidiscono un po' la pelle con la loro saliva che è ricca di enzimi, ammorbidiscono un po' la pelle per cui riescono a penetrare con questo rostro e però come noi usiamo la vite, cioè, o abbiamo il martello che allora andiamo dritti oppure con la vite entra meglio se ci si avvita, no? Con la vite. La stessa cosa fanno loro che si avvitano con il loro rostro. Ovviamente fanno mezzo giro, non è che fanno 10 giri come una vite da 5 centimetri. E quindi sì, prenderlo con una pinzetta o ci sono quei ganci normalmente verdi che ti fanno inforcare tipo un piede di porco la zecca e poi le dai sì, un mezzo giro, un giro
senso antiorario e tiri mentre giri. In questo modo riesci a togliere bene anche le zampe, perché quello che poi può creare appunto questo granuloma sono i resti di zecca che rimangono dentro. Se rimangono dentro le zampine o il rostro, e poi la cosa migliore è proprio andare dal veterinario, che con un bisturi deve incidere un attimino, insomma qualche millimetro, per tirar fuori quel che resta, altrimenti si forma appunto una reazione da parte della pelle dell'animale. Ok, allora, oh, ciao Livia. Il granuloma esenofilico, non è mai sentito esenofilico, ma non è eccolo, eosinifilico, non mi veniva. Può portare a prurito anche alle orecchie, ma da quel che conosco io, no. Poi se tu hai altre esperienze me lo puoi dire, ma io da quel che conosco, no. Ok. Mi ha messo in difficoltà con eosinofilico, non mi veniva giusto. Ok, allora vediamo cosa abbiamo dopo. La proposta di intervento: allora, scegliere un buon antiparassitario, e ce ne sono ormai tanti in commercio che sono anche meno tossici rispetto a quelli di 10 anni fa, ma soprattutto 20-30 anni fa, dove veramente, quando mettevi le prime goccette, non so se dipende dall'età che avete, le prime goccette che esistevano da mettere al gatto, non riuscivi a stare vicino al gatto per qualche giorno da quanto puzzavano, e anche loro, appena ti vedevano e sentivano l'odore di quel prodotto lì, stavano. Cioè, pensate un attimino quanto è sviluppato l'olfatto del cane, ancora di più, cioè del gatto, ancora di più del cane, e se dà fastidio a noi un odore, figuratevi a loro, anche per quanto riguarda soprattutto i collari, no? Dovete sempre scegliere un collare che non abbia un odore forte da tipo piretro, ecco, o da organo fosforico, perché per loro sarà estremamente difficile sopportarlo, e inoltre andrà a interferire con le sue capacità olfattive dell'ambiente circostante. Quindi scegliere un buon antiparassitario, ricordatevi quello che vi ho detto prima: se mettete spray, goccine, comunque non si lava l'animale, il cane, 2 giorni, 3 giorni prima e 3 giorni dopo da quando si mette l'antiparassitario, altrimenti questo non ha substrato su cui agire, per cui, cioè, poi mi è venuto in mente una volta, una persona ha detto: sì, il famoso, ma che tutti conoscono, spray che si mette all'animale per le pulci, questa persona l'ha usato anche sul divano, sul tappeto, eccetera. E cioè, mi dispiace, con quel che costa, ha buttato via i soldi, perché per agire ha proprio bisogno di avere questo grasso della pelle. Quindi nell'ambiente si usano quelli per l'ambiente, e sull'animale si usano quelli per l'animale. Mi è capitato una volta, ero proprio inizio, appena laureata, mi è capitato un gatto siamese che i proprietari hanno avuto la splendida idea di, siccome aveva le pulci, di spruzzarlo con l'antiparassitario da ambiente. Non mi ricordo se era l'antiformiche, adesso poco importa, comunque con un antiparassitario da ambiente. E gliel'hanno messo al gatto, e questo gatto è arrivato ovviamente in fin di vita. Cosa ha fatto? La prima cosa che ti insegnano quando hai un veleno è togliere il veleno. Quindi ho preso il gatto, ho aperto il lavandino, ho messo il gatto sotto il lavandino. Il gatto si è ripreso, ma si è ripreso così bene che mi ha tirato un morsicone qua sulla mano, che è da poco che non ho più la cicatrice, perché ha proprio perforato con tutta la sua forza. Però insomma, poi è sopravvissuto, un po' di flebo e via. L'altra cosa che abbiamo detto: spazzolare frequentemente l'animale, soprattutto dopo
le passeggiate in modo da vedere se c'è qualcosa ed anche spazzolando, sapete, se fatta anche poi con il pettine, a seconda sempre del tipo di pelo che abbiamo, proprio vengono anche via le pulci, quindi igiene in questo senso. Allora, il secondo punto che andiamo a toccare è l'eccessiva perdita di pelo. Abbiamo visto anche nell'altro webinar, quello sui problemi gastrointestinali, come la perdita di pelo, l'ingestione del pelo può essere molto importante, insomma, può provocare dei fecalomi nel gatto, porta a vomitare ripetutamente, per cui la perdita di pelo è normale perché ci sono i periodi naturali di muta che sono nei cambi di stagione, autunno e primavera. Tra un po' ci prepariamo di nuovo a raccogliere peli dappertutto. Però, se questa perdita di pelo è eccessiva, perché o c'è qualche problema, qualche carenza alimentare per una dieta sbilanciata, o perché c'è l'animale che vive con 30 gradi costanti anche in inverno, perché il proprietario di casa ha freddo e quindi il termosifone a manetta, allora anche l'animale non sa ben come regolarsi e possono esserci delle perdite di pelo eccessive. E quindi come ci si comporta? Ovviamente, come abbiamo detto la volta scorsa, è importantissimo spazzolare l'animale. Questo però non cura la perdita di pelo, però fa in modo che non ci sia l'ingestione eccessiva che abbiamo visto l'altra volta, che può provocare problemi veramente seri. E quindi spazzolare assolutamente l'animale affinché non ingerisca, soprattutto il gatto, no? Facendo il grooming, cioè pulendosi continuamente tante ore al giorno, va aiutato in questo senso. E poi si può agire con delle integrazioni, come vedete, qui ci sono diverse formulazioni che sono appetibili per cani e gatti. Non date mai, come ho detto sempre, non date mai da prodotti per uomo agli animali, perché possono contenere sostanze che noi pensiamo innocue e invece possono essere tossiche per gli animali. E quindi scegliere sempre composti studiati per gli animali, anche perché, ripeto, sono appetibili per loro, mettono dentro comunque un po' di carne, un po' di pesce, insomma, cose comunque che a loro sono più gradite rispetto a quello che possono mettere per le persone, dove vanno più magari sul dolce, che non va assolutamente dato agli animali. Quindi abbiamo del lievito di birra, oppure delle minerali e vitamine che possono essere date come integratore alimentare, e poi i soliti acidi grassi come omega 3 e omega 6. Si continuare queste cure per 30-60 giorni. Allora, vediamo cosa mi avete scritto. Allora, la mia barboncina si lecca in maniera compulsiva le zampe anteriori e cerca di grattarsi tra i polpastrelli. Mi hanno detto che sono i peli eccessivi tra i polpastrelli, ma ora ha cominciato anche con le zampe posteriori. Mi sembra di sentire anche duro in un punto. Non ho ancora trovato una soluzione se non delle calzette perché si faccia male. Questa situazione qua è un po' più complessa, nel senso che molto spesso, non è detto che sia il tuo caso, però molto spesso si tratta, quando si leccano eccessivamente cioè, o c'è un problema reale, tipo che appunto può essere uno spino, un insetto, una zecca, una ferita, e quindi si leccano per quel motivo, però no, non sarebbe su tutte e quattro le zampe, insomma sarebbe solo in un punto. Oppure in genere quando cominciano ad avere questo comportamento, in realtà il leccarsi per le zampe per loro è un modo di rilassarsi, quindi spesso indica che stanno vivendo una situazione stressante.
Poi nello specifico non posso dirlo ovviamente perché non conosco la vostra situazione, non conosco la tua barboncina, però cercherei di capire almeno quando ha iniziato a comportarsi in questo modo, se ci sono stati dei cambiamenti nella vita familiare, che può essere persone che entrano, persone che escano, o possono essere nuovi ritmi, cambiamenti di orari, cioè, se ci sono state dei cambiamenti, delle modifiche, chiamiamole così, nella vita, nel periodo precedente a quando ha iniziato e anche poi successivamente. Un'altra cosa è che purtroppo è anche un vizio che prendono, che se cominciano, anche qualora poi quell'elemento di stress finisse, loro l'hanno come un po' mangiarsi le unghie, diciamo, ecco. E loro poi hanno preso quel vizio e gli rimane. Però farei molta attenzione in questo caso a delle condizioni, chiamiamole così, ambientali di stress. Come ti ho detto, vedere sia a livello di persone se è successo qualcosa, sia a livello di abitudini, orari, qualche cosa che possa averle provocato dello stress non indifferente, o ore di solitudine anche, insomma, quello lo dovete cercare di capire un po' in famiglia. Allora, qua devo riprendere. Andiamo giù. Ok, callosità. Lo vedete, ve l'ho cerchiato, sono questi calli che come noi abbiamo i gomiti un po' più secchi, ecco, però succede anche agli animali, soprattutto ai cani in questo caso, perché soprattutto se non sono obesi, e quando si mettono a dormire su posti duri, quindi il pavimento, dentro la cuccia, insomma, si formano questi cali da decubito su tutte le protuberanze ossee dove loro si appoggiano, quindi gomiti, ginocchia, ma anche qua davanti sullo sterno, insomma, si può vedere su più parti. In realtà anche sul gatto certe volte si forma su quello che noi chiamiamo caviglia, anche se non è la caviglia veramente, comunque quella che noi chiamiamo caviglia. Può succedere, soprattutto nei cani, che una qualcosa di simile si forma anche a livello di tartufo, dove diventa molto secco il tartufo, inizia a screpolarsi, e se la cosa non viene risolta tempestivamente, queste screpolature possono portare anche a delle problematiche a livello di olfatto. Cosa fare per questi calli? Banalmente idratare, però anche qui usare prodotti per animali, non le nostre creme idratanti, perché non vanno bene per loro. Possono contenere profumi e sostanze che non vanno bene per la pelle degli animali. Quindi insomma, si cercano dei prodotti, ce ne sono veramente tanti, con dentro queste sostanze come la glicerina, l'urea o la paraffina. Si possono appunto dare questi acidi grassi omega 3, omega 6 nella dieta come integrazione alimentare, e ovviamente, come mostra qua questo bel cagnone sul divano, farli dormire sul morbido. Adesso non dico che tutti devono dormire sul divano, ma nella propria cuccia cercare di mettere sì, cuscini, copertine, insomma, qualcosa che li faccia stare un po' più morbidi. Ovviamente per il problema che abbiamo detto all'inizio dei parassiti andranno anche lavati con una certa frequenza, in modo che se c'è qualche pulcetta che ha messo le uova non andiamo a creare una dinastia di pulci. Ecco, adesso parliamo di scottature solari, che magari può sembrare strano, però in realtà, soprattutto
I nostri amici bianchi, con il pelo bianco, il mantello bianco, sono molto più soggetti a questo tipo di problematica. E i gatti, ancor più dei cani, perché sappiamo che i gatti stanno ore e ore a dormire sotto il sole e quindi loro non sanno che hanno il manto bianco e quindi sono più sensibili e possono proprio avere queste lesioni dovute all'esposizione prolungata ai raggi solari. Quindi, come noi quando andiamo al mare, le parti più esposte sono quelle dove il sole batte di più. Nel caso dei gatti e dei cani, avremo delle ustioni soprattutto sul padiglione auricolare, in particolare sulla punta e poi sul naso. E quindi questa infiammazione dovuta alle scaldature solari prende il nome di dermatite attinica, ok? Ma qual è il problema? Che soprattutto nel gatto questa può dare origine a una forma tumorale che è il carcinoma squamocellulare. Insomma, che quando una persona l'ha visto non lo scorda più perché comincia, in genere comincia sì con una narice che vede un po' di rosso, poi pian pianino proprio cioè, viene come mangiata alla fine il gatto è senza naso, è proprio senza naso e non ci sono rimedi validi, ecco. Per cui stiamo attenti appunto alle scottature solari, soprattutto negli animali col mantello bianco. Cosa fare? La prevenzione, come per noi, è la cosa principale. Ora, questa foto del cane, questo qui che ha il pelo scuro, non ha il pelo chiaro, però non ho trovato di meglio. Mi sembrava comunque simpatico il cane con il cappellino che comunque li protegge, se fosse un cane bianco, comunque li proteggerebbe l'irradiamento del naso, no? Comunque, sicuramente comunque questo cappellino così previene i colpi aiuta a prevenire i colpi di calore che possono anche essere frequenti quando l'animale viene lasciato sotto il sole. Quindi esistono creme solari, come esistono per le persone, quelle a schermo totale, insomma, io con la pelle chiara la conosco molto bene, posso andare a espormi al sole solo se mi metto protezione totale. Stessa cosa vale anche per gli animali che però usano quelle, come abbiamo già detto, che sono per animali e non per persone, altrimenti possiamo avere delle reazioni avverse. Quindi, se applichiamo queste cremine nelle ore in cui il sole picchia di più e nelle stagioni in cui il sole picchia di più. E, se possibile, comunque, se non è un gatto che sta fuori tante ore al giorno, ma che riusciamo, quando siamo in loro compagnia, cerchiamo di non metterli proprio sotto il sole, ma ombreggiare un po', insomma, di stare un po' attenti che appunto non si ustionino. In questo caso, appunto, la prevenzione è l'arma più grande che abbiamo. Ecco, le scottature da freddo. E le ho volute mettere perché a me è capitato di vederle proprio in un cucciolotto che era venuto insomma, tanti anni fa in ambulatorio e all'inizio non capivamo perché aveva questo bassotto con proprio il bordo delle orecchie e che erano delle scottature, però aveva due cani e ha assicurato che no, che assolutamente non si era scottato niente. E poi l'intuizione era proprio stata quella del freddo, per cui bisogna stare attenti anche lì, insomma, anche qua la prevenzione, quindi non farli stare troppo, non fare, evitare insomma le passeggiate quando c'è freddissimo, no? Andiamo a fare 2 ore di passeggiata, no.
perché appunto hanno questo punto debole, che non vuol dire che non devono uscire se fa freddo, per l'amor del cielo, ma sapere che hanno questa debolezza e quindi evitare una esposizione prolungata. Nel caso di scottature, come per le persone, bisogna idratare la pelle sempre con cremine degli animali, non delle persone. Adesso parliamo dell'orticaria da contatto, di cui avevamo fatto un breve accenno all'inizio quando parlavamo di prurito, perché può capitare soprattutto sulla pancia, che è meno coperta di peli, che quando vanno in passeggiata, soprattutto i cani, direi, tornano a casa con la pelle arrossata, con tanti puntini, perché sono andati a imboscarsi da qualche parte e hanno questa orticaria. Anche magari sono andati a fare la pipì sull'ortica. A me è capitato con il mio cane che ha scelto un bel cespuglio di ortica per andare a fare la pipì. Intelligenza non è la sua caratteristica principale. E cosa fare? Allora, sciacquare abbondantemente per togliere eventuali residui di foglie o di sostanze irritante, chiamiamola così, peletti irritanti, eccetera. E poi possiamo intervenire con l'omeopatia. Qui abbiamo Apis che viene usato proprio nelle infiammazioni appena successe, chiamiamole così, cioè quando un'infiammazione nella sua fase iniziale uso Apis, mentre se ho un'infiammazione che è già un po' più vecchia uso la belladonna. Il classico esempio è, anche se non è magari pertinente con gli animali, il pugno nell'occhio, e i primi giorni, il primo giorno, il secondo giorno uso Apis e poi, che mi finisca comunque tutto il processo infiammatorio, uso belladonna. Ci sono delle formulazioni che hanno già Apis e belladonna insieme, così non ci si pensa più. E poi posso dare anche urtica urens, quindi urtica, quindi a base ovviamente di urtica, in bassa diluizione, sempre tutti e due, per bocca, o anche in gel, esiste un gel a base di arnica e di ortica, quindi per lenire la zona posso usare queste sostanze appunto per aiutare il nostro animale. Se invece cioè, è tutto completamente gonfio, pieno di vesciche, eccetera, è il caso di andare ovviamente dal veterinario, perché in quel caso probabilmente sarà necessario almeno un po' di cortisone darglielo per farlo star meglio ed evitare processi infiammatori più complicati. Puntura d'insetto, conosciamo anche già da noi cosa succede, quindi la zona diventa gonfia, calda, rossa, dolente, quindi un'infiammazione, e quindi possiamo anche qua dare Apis per bocca. In caso di punture di zanzare, capita veramente che vanno a mettersi nei posti dove c'era una colonia di zanzare che stava riposando al fresco, il cane va lì a ravanare e torna con tutte le orecchie, tutto il muso pieno di punture di zanzare e comincia a grattarsi perché ovviamente gli dà fastidio. Allora qua si può intervenire con il Ledum. E sì, anche qua ancora di più rispetto all'orticaria, se il problema è grave, sì, è il caso di andare dal veterinario, perché soprattutto se c'è stata una puntura di insetto sul muso o in bocca, non andiamo lì con l'Apis per favore, ma lì bisogna andare con del cortisone per evitare che si gonfi tutto e non riesca più a respirare. Quindi sì, in casi di sintomi lievi possiamo aiutare in questo modo, però cerchiamo di non compromettere poi il suo stato generale di salute, se serve è il caso poi di rivolgersi al veterinario. Ecco, l'ultimo capitolo, poi mi raccomando, scrivetemi le vostre domande.
le pieghe della pelle, perché abbiamo queste razze dove, pensate anche lo Shar Pei, dove ci sono tantissime pieghe della pelle e si vengono a formare degli arrossamenti, ma ancor più soprattutto in estate, con l'umidità della pelle stessa e la temperatura alta dell'ambiente, ci possono essere delle infezioni, ma soprattutto anche dei lieviti. Quindi è importantissimo, quando siamo in presenza di animali con pieghe, di pulirli. Io sono fautrice del non usiamo niente, nel senso io, che ho questa comunque situazione con i miei cani, pulisco ogni giorno, ma uso un tovagliolo di carta, niente di che, in modo da asciugare. La prima cosa è proprio asciugare, evitare che rimanga questa acquetta dentro, che può creare un brodo colturale per batteri e lieviti. Quindi, prima di tutto, asciugare con un tovagliolo di carta morbido, o con, se volete, anche con un panno, però poi il panno va lavato, non è che è anche importante non usare la stessa parte, cioè se prende un panno o un fazzoletto, qualsiasi cosa, non usare la parte che già avete usato per le altre pieghe, perché qualora mettiamo che ci fosse qua già un'infezione o di un lievito o di un batterio, se io vado a pulire qua e poi la stessa parte di fazzoletto la uso qua, 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 in realtà vado a contaminarmi tutta la faccia. Quindi ogni piega un pezzo diverso di tovagliolo, di fazzoletto, ecco. Se vedete che invece c'è un odore sgradevole, se vedete che si sta cominciando a formare carne viva, è il caso di farlo vedere dal veterinario. E sì, ho scritto non abusare con disinfettanti cutanei, perché ci sono tantissimi prodotti che dentro hanno la clorexidina, che è un disinfettante cutaneo per il quale non serve assolutamente la ricetta medica. La clorexidina è anche dentro i nostri colluttori gengivali. Però disinfettando la pelle disinfetta, cioè porta via anche quelli che sono i batteri che si dicono buoni, no? Quella che è la flora normale della pelle. E quindi i batteri cosiddetti buoni mi servono a creare una copertura affinché i batteri cattivi non abbiano spazio per insediarsi. Se io disinfetto tutto, disinfetto buoni e cattivi, però poi chi è che mi arriva a colonizzare? E quindi stiamo sempre attenti: se non c'è bisogno, non usiamo disinfettante. Quindi il disinfettante va usato come clorexidina o qualsiasi altra cosa solo se abbiamo un'infezione, altrimenti acqua va benissimo, o se non è neanche necessario l'acqua, basta, è importante asciugare, o se si fa con l'acqua, poi bisogna comunque asciugare, non lasciare acquetta dentro, che possa appunto creare questo brodo colturale. Allora, ho comprato da Eureka il collare riammonizzante sia per il mio gatto che per il mio cane. Ho visto che ha funzionato bene, sono più affettuosi e sereni. Mi sembra di ricordare che dopo un certo tempo va sostituito, è vero? E allora sì, dovresti cercare di ricordarti quando l'hai acquistato, perché dopo 6 mesi, sì, quella che è l'impregnazione che facciamo con i prodotti omeopatici, appunto, sia per stimolare il sistema immunitario che per diciamo rendere l'animale più sereno, così, e ha una durata di 6 mesi. Poi non è che oggi scade il sesto mese e non funziona più, però va sempre più scemando l'efficacia. Quindi noi diciamo dopo 6 mesi si sì, va sostituito. Allora, e questo è il momento delle domande, bravi che le state facendo, anche gli altri, cioè fatemele adesso, perché poi stiamo concludendo. Ciao Roberta, volevo sapere come posso recuperare i webinar sia gratuiti che a pagamento che hai fatto. Aspetta che devo allargare, scusa. E mi sono perso.
Beh, guarda, allora, ci sono tantissimi webinar gratuiti, sono più gratuiti, molto di più quelli gratuiti che non quelli a pagamento. Basta che vai sul canale YouTube Dimensione Eureka. E, per quelli a pagamento ci mandi una mail, quelli a pagamento appunto vanno pagati, e poi ti mandiamo il link per poterlo guardare con calma. Faccio un piccolo inciso per dirvi che sto preparando una cosa dedicata esclusivamente agli animali con contenuti gratuiti. Quando sarò pronto vi avviserò. Allora, il nostro cane, un pastore bergamasco, è un mese abbondante che si gratta spesso il petto. Inizialmente la zona era un po' arrossata, ma ora non più. Nella zona si sono staccati anche i bioccoli, i boccoli, penso di pelo, si sono staccati anche i bioccoli che sull'attaccatura alla vista erano un po' più deboli. Il pelo sta comunque crescendo e non ha punti in cui manca. Farò la prova del telo per vedere se possono essere pulci, ma dubito un po' essendo solo sulla zona del petto. Ti allargo, c'è qualcosa? Dov'è? C'è qualcosa che mi viene in mente in particolare da verificare? Allora, la zona del petto non è una zona tipica. Ecco, mi verrebbe più da pensare a qualcosa più contatto, sinceramente lì. Perché magari appunto sul petto, quando si mettono giù, posizione sfinge, diciamo, può aver toccato qualche erba, qualcosa che l'ha irritato. Perché sì, le pulci, prima di dar prurito sul petto, appunto lo danno sul fondo schiena e dietro le orecchie. E se fosse alimentare, è più pancia che petto, quella che vedi più la pancia arrossata. A me così verrebbe qualcosa per contatto che può avergli dato fastidio. Poi devi sempre considerare che i tempi di reazione della pelle, sì, o c'è un contatto subito e lo vedi, ma poi i tempi di ripristino, diciamo, di guarigione, come vuoi chiamarlo, sono abbastanza lunghi, per cui anche il pelo. Se c'è stata un'irritazione, quindi il pelo è caduto, poi impiega veramente settimane a ricrescere, poi ricresce. Però se vedi che il pelo ricresce e non vedi arrossamento, io penserei che il problema sia anche rientrato. Se non, hai detto che continua a grattarsi. È un mese abbondante che si gratta spesso il petto. Guarda, quindi ho detto che continua. E fai la prova delle pulci, anche se appunto non è la zona più tipica, però falla, perché a questo punto fallo, e prova a vedere anche se c'è qualcosa, ma anche qualche coperta, qualcosa che avete introdotto che può dargli irritazione. Proverei queste cose qui. Allora, un attimino. Questo l'abbiamo visto, mi cancello altrimenti poi mi perdo. Allora, una mia amica mi ha detto che ha un libro sugli animali con tante informazioni utili che hai scritto tu. Oh, grazie. Come posso averlo? Ce lo chiedi. Ecco, mandi una mail e ce lo ordini. Sì, ci sono informazioni sia per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, cura, igiene, così, che è anche tutto un aspetto per imparare a conoscere l'animale da un punto di vista più sottile, con le sue caratteristiche più sottili. Allora, quante volte posso fare il bagnetto al mio cane? Se ti dico che io e i miei cani li lavo una volta l'anno, mi dici che sono una zozzona? Allora, facciamo così. Non più frequentemente di ogni 40 giorni, cioè un mese e mezzo deve passare tra uno e l'altro. Perché?
perché sulla pelle ci sono tante difese immunitarie, ci sono tutte delle immunoglobuline, si chiamano IgM, che creano una barriera di difesa per l'animale. Quindi andando a lavarlo frequentemente, tu di fatto lo privi di questa barriera naturale di difesa. Pertanto è meglio così, non più frequentemente di un mese e mezzo. Ciò non toglie che i piedini, le manine, insomma, se dovessi andati, dipende se abiti in città e poi il cane ti sale sul divano, eccetera, quando torni a casa senza nessun problema gli lavi le zampe, insomma, non è quello il discorso. O se si è sporcato, insomma, il punto è, io per bagno intendo proprio metterlo dentro nella vasca o comunque lavare la parte, il tronco, chiamiamolo così. Ma se c'è da pulire il sedere o le zampe, quello puoi farlo quotidianamente. Ok, ciao Roberta, mi daresti la mail dove poter scrivere per acquistare i vostri collari? La trovo sul sito? Sì, giusto. Allora, beh, puoi scrivere, puoi rispondere alla mail che ti arriva con la registrazione del webinar, oppure sì, vai sul sito e trovi tutte le informazioni per fare gli ordini. Quindi sul sito dimensione trattino Eureka, o scrivi a ordini chiocciola dimensione trattino Eureka. Ok, allora, bisogna usare shampoo o basta solamente l'acqua? Per lavare il cane, ovviamente. Allora, quando faccio il bagno una volta l'anno, uso lo shampoo. Importante usare anche qui sempre shampoo per cani e non quello per le persone, sempre per i profumi, il pH, le sostanze usate, eccetera. Non capisco bene il perché me lo chiedi, nel senso che se il cane puzza ed è sporco, lo shampoo direi che è necessario. Se usi solo l'acqua, dipende con che frequenza lo fai, se lo fai appunto frequentemente, però secondo me se usi solo l'acqua poi puzza comunque un po' di freschino. Puoi usare l'acqua con dentro dell'aceto. Se lo fai abbastanza frequentemente e non vuoi usare tanto, tanto shampoo, puoi usare sì, dell'acqua con l'aceto. In questo modo dai una disinfettata e anche eviti che puzzi di uovo, puzza di cane bagnato. Ecco. Ok. Ci sono dei shampoo a secco, cosa ne pensi? Io preferirei di no, perché comunque non sono abbastanza naturali, poi rimane l'odore, non vengono lavati via, cioè sì, vengono spazzolati via, ma una cosa è per dire i nostri capelli, insomma, se una persona è in ospedale non può lavarsi i capelli e quindi usi lo shampoo a secco. Giustissimo, però noi non ci lecchiamo la testa, l'animale che poi comunque si lecca, io se possibile eviterei gli shampoo secchi, come anche non mi piacciono tutte le salviettine varie, tipo quelle per il culetto dei bambini, che insomma vendono anche per detergere gli animali. Io, cioè, appunto lì piuttosto prendo uno straccetto con l'acqua e aceto e lo pulisco con quello, ma tutti questi. A parte che inquinano tantissimo, se vogliamo anche guardare l'ambiente, ma poi tutte queste salviette con tutti questi profumi, detergenti, eccetera, non sono sani per l'animale e poi se li leccano, no? Tutto quel che rimane sul pelo, loro se lo leccano. Il mio cane adora l'acqua, ogni volta che vede fuori acqua ci va a farsi il bagno lei stessa. Va bene o lo devo evitare e perché lo fa? Allora, no, se ci va dentro, evitiamo le stagioni fredde, le giornate di vento e tutte queste cose così, ovviamente. Poi se acqua e basta, no, può andarci senza problemi, perché se è solo acqua non toglie
le immunoglobuline, non toglie le difese, non toglie il grasso. Una cosa è lavare come piatti, no? Se passi un po' d'acqua rimane unto uguale. Questa è la cosa per il cane. Quindi se va volentieri magari se ci sono per bagnare il giardino in estate, va a farsi le docce, non c'è nessun problema. Se andate al mare e si bagna nell'acqua di mare, dopo va sciacquata bene con l'acqua dolce, se no anche lì possiamo avere delle irritazioni della pelle. Ah, mille grazie, prego Giovanna, figurati. Bene, se avete ancora qualche domanda, se no poi ci avviamo alla chiusura. Io ho guardato già per la prossima puntata e penso che parleremo di problemi respiratori, scolo anche degli occhi, quindi con l'epifora, e problemi, sì, sintomi respiratori la prossima volta. Penso che quasi sicuramente faremo quelli. Allora, ragazzi, se c'è ancora qualche domanda, altrimenti io vi ringrazio come sempre della partecipazione. Vediamo cosa arriva. Ah, ringraziamenti. Grazie a voi. Beh, allora, ti manderò le foto del nasino di una mia gatta randagia adottata per sapere cosa ne pensi, va bene? Niente, grazie a voi di e contraccambio gli abbracci a tutti. E dai, ci vediamo il prossimo mese. Preparatevi se avete poi domande, cose, che così le vediamo insieme. Bene, allora, salutiamo, chiudo che se no vado avanti a leggere tutti e poi diventa un monologo con io che guardo i ringraziamenti. Per cui grazie ancora e ci vediamo presto. Buona serata. Allora, qui. Oh, non riesco mai a capire. Eccolo qua. Bene.